Adesso abbiamo un altro ospite importante, un altro senatore, componente della Commissione Finanza e Tesoro, e diamo il benvenuto ad Alberto Bagnai. Benvenuto, senatore. Buonasera. Buonasera a voi, grazie per l'invito. Allora, ha sentito le parole del suo collega. Sappiamo che lei storicamente è euroscettico. Ha parlato di tanti numeri, 4 volte un piano Marshall, ma prima vorrei farle vedere anche un articolo che abbiamo visto recentissimo, di 2 ore fa, dal sussidiario.net, così entriamo proprio nel vivo della discussione. Chiedo aiuto dalla regia, vediamo se riusciamo a collegarci. Eccolo qui. Aiuti alle imprese, rischio restituzione. Bagnai, legge di bilancio, smentisce il governo. Appunto, secondo lei, senatore, secondo, ecco, l'agenzia Dire, conferma i dubbi che la Lega ha espresso sulla capacità di dialogo del nostro governo a Bruxelles. Il fatto che lei sia, no, un po' euroscettico e che ci sia questo dialogo difficoltoso la fa sperare in un futuro di aiuti da parte dell'Europa o no? Partiamo da qui. Ma dobbiamo partire dall'evidenza, diciamo, dei fatti e delle cifre. Io, per esempio, prima ho sentito il sottosegretario Baretta parlare di un successo italiano consistente nei 100 miliardi del fondo Sure, che è quello destinato al sostegno delle politiche per l'occupazione, e sentendolo dire così sembrava che l'Italia avesse a disposizione 100 miliardi. La verità è diversa, come sa chi segue il dibattito, ma non tutti lo seguono e quindi devo dirlo, anche se non è una bella notizia. I fondi a disposizione dell'Italia sono 27 miliardi, quindi un quarto del totale. Sono stati deliberati a settembre, la prima tranche di 10 miliardi è stata erogata a fine ottobre e oggi abbiamo saputo quali sono le condizioni cui ci è stata erogata. Molto vantaggiose, secondo il ministro. Io non sono di questo parere perché questi prestiti sono prestiti privilegiati e quindi confrontare il loro tasso di interesse con quello di un BTP è esattamente come confrontare, non so, il prezzo di un Valpolicella con quello di un vino da taglio, insomma, sono due prodotti totalmente diversi. Quindi bisogna sempre stare alla realtà delle cose. Il piano Marshall, 4 volte il piano Marshall fu circa l'1% del PIL degli Stati Uniti. Quello che noi sappiamo circa il fondo Sure, è che intanto bisogna perdonatemi, il recovery plan, insomma, attualmente. Quando si sente parlare di recovery plan, bisogna fare attenzione perché spesso vengono aggiunte alle somme che l'Europa ha destinato all'emergenza delle somme che comunque sarebbero state messe a disposizione. Mi spiego, il bilancio dell'Unione Europea è 1.100 miliardi di euro, d'accordo? Se a questo si sommano i 750 miliardi di Next Generation EU e i 540 degli altri strumenti, Sure, MES e BEI, si arriva a 2.390 miliardi, che è una somma spropositata. Ma sarebbe esattamente come dire che, non so, quest'anno l'Italia spende, non so, 400, 500, 600 miliardi di euro lo Stato italiano perché si somma agli interventi per l'emergenza quella che è la spesa che comunemente viene fatta. Quindi questo non è un modo corretto di rappresentare le cose. Le somme aggiuntive sono effettivamente questi 750 miliardi che non sono regalati, sono roba che entrerà nel debito pubblico. Per la parte di prestiti e sono prestiti che hanno delle condizioni molto particolari. Ora, dire tutto questo non significa essere distruttivi o esprimere scetticismo, significa essere realistici e preoccuparsi per quali saranno le condizioni finanziarie in cui si troveranno i governi futuri. Per il tema che lei sollevava, cioè quello degli aiuti di Stato, e qui non sono io a dire che c'è un problema, è la Commissione europea. Noi, siccome come Lega abbiamo un fortissimo rapporto, in particolare il Dipartimento di Economia, con i nostri colleghi europarlamentari, abbiamo la lettera del capo unità della direzione concorrenza che chiarisce che, per esempio, gli aiuti di Stato hanno un plafond di 800.000 euro, come ben sapete, nel cosiddetto quadro temporaneo, il che significa che fondi perduti, sgravi contributivi, sgravi IRAP, tutte queste misure disposte dal Cura Italia, dal rilancio, dall'agosto, da questi decreti, possono essere prese
fino a 800.000 euro. Ma chi può raggiungere questa soglia? La singola impresa? No, l'unità economica secondo la definizione europea. Quindi se un'impresa è in un gruppo, potrebbe avere diritto a una quota di aiuti molto inferiore. E qui scatta l'eventuale obbligo di restituzione per chi pensasse di aver potuto contare su 800.000 euro, ma poi magari per queste regole si dovesse trovare ad aver sforato. Il governo è perfettamente consapevole che esiste un rischio a restituzione per questi aiuti, derivante da diverse cose, anche dal modo un po' farraginoso con cui sono state messe in campo queste manovre, tant'è che nell'articolo 107 della legge di bilancio ha già previsto che chi si sbriga a restituire la parte eccedente entro giugno non verrà sanzionato. Però, insomma, è chiaro che qui c'è qualcosa che non va. Ecco, non raccontiamo un'Europa che non c'è. Secondo me, raccontare un'Europa che non c'è è il modo migliore per allontanare gli italiani dall'Europa. E tra l'altro, senatore, ha toccato anche un tema, il debito pubblico, di cui purtroppo si parla poco e a volte male. E ricordiamo anche che in Europa c'è un europarlamentare veronese della Lega, Paolo Borchia, Paolo Borchia, certo, il contatto appunto tra che ho Verona. sentito poco fa, Bene, a lo sa. testimonianza del fatto che siamo in perenne contatto. Lo salutiamo. Maurizio, hai qualche domanda anche tu, vero, per il senatore? Ma certamente la considerazione principale di queste risorse di cui parlava il sottosegretario Baretta è che sono stranamente risorse che sono state buttate sul mercato dalla BCE e dagli altri organismi di intervento europei, ma alla fine tutti questi soldi che sono arrivati, tra l'altro con tassi negativi nella storia economica, tassi negativi non ce ne sono mai stati, per cui è un unicum in 500-600 anni di storia della finanza, eppure non producono nulla. Non producono nulla perché, come testé illustrava il senatore Bagnai, c'è paura a chiedere questi soldi, perché una volta che uno chiede questi soldi per la ristrutturazione, per fare degli investimenti, non si sa che cosa bisogna fare poi. Leggevo recentemente che anche l'Agenzia delle Entrate, senatore, a chi ha iniziato a chiedere per esempio i contributi per il 110%, che tutti pensavano, ah, adesso mi faccio la casa, mi sistemo. No, di fatto non c'è nessuno che è bloccato tutto perché? Perché abbiamo paura di una burocrazia pazzesca. Per combattere questa burocrazia bisognerebbe rafforzare l'autonomia o il federalismo, perché è l'unico modo per arrivare vicino ai punti del potere e a quel punto riuscire a intervenire. Perché se noi dobbiamo demandare a Roma e poi dobbiamo demandare Certo. a Bruxelles, è evidente che basta un intoppo di questo genere, come ho visto in passato per i finanziamenti alle imprese, che c'erano le banche che sì, assolutamente, noi non diamo. Cioè, E quindi i soldi ci sono, ma sono nelle banche. ecco, senatore, infatti c'è una difficoltà quindi di accedere a questi, effettivamente a questi fondi. Magari gli italiani se avessero più facilità nell'accedere anche ai bonus, super bonus 110, qualche soldino dal conto corrente lo farebbero uscire, no? Sì, avete toccato molti temi interessanti, cerco di rispondere rapidamente per non sottrarre tempo, anzi se mi date un minutaggio Vada, prometto di vada essere pure, vada pure, al disciplinato. limite la Il fermiamo. primo tema, che è quello fondamentale, è esattamente quello del rapporto fra i livelli di governo. Se non si risolve o non si imposta in modo trasparente quello, tutto il resto risulta inquinato. E quindi esattamente come sono assolutamente d'accordo sul fatto che bisogna applicare un principio di sussidiarietà e anche di proporzionalità, per cui le decisioni vanno avvicinate ai territori e adattate alle esigenze dei territori, e lo stesso rapporto che esiste fra il Veneto e Roma esiste fra Roma e Bruxelles, e questo ci deve far fare una riflessione. Poi, seconda osservazione generale, in questo momento c'è molto risparmio, ma questa nel senso di molte disponibilità liquide sui conti correnti, credo che ognuno di noi abbia sperimentato questo anche nella sua vita, se ha uno stipendio, perché invece chi lo stipendio non ce l'ha sta drenando i propri risparmi e poi faccio una considerazione su questo, ma voglio dire che chi ha ancora un reddito sta risparmiando perché ha paura, si tratta di risparmio precauzionale. Esiste cioè il timore, dopo aver visto come il governo ha lasciato totalmente andare certe categorie, che se
succeda qualcos'altro, di essere abbandonati e di non poter contare su nient'altro che sulla liquidità che si è messa da parte. Una critica molto dura che devo fare, mi dispiace di farla in assenza del sottosegretario Baretta, Sì. perché non mi piace criticare gli assenti, ma una critica di metodo. Dal mio punto di vista, questo governo ha utilizzato una calamità naturale per fare in qualche modo politica dei redditi. È un governo che vede il suo elettorato in alcune categorie e non in altre. Io non ho preferenze per categorie. Per me, nell'ecosistema, come oggi si suol dire, di un'economia, hanno pari dignità il dipendente pubblico, il lavoratore autonomo, il professionista, eccetera, eccetera. Questo governo ha oggettivamente dimostrato di non avere molto a cuore alcune di queste categorie, gli autonomi, le partite IVA, i piccoli imprenditori, verso i quali, devo dirlo perché ho assistito a diverse riunioni nella mia qualità di responsabile economico della Lega, dimostra un pregiudizio negativo, cioè l'idea era questi soldi da parte ce li hanno e quindi anche se le scadenze fiscali sono il 16, facciamo uscire il decreto il 18, così chi ha i soldi pagherà. Ora, dal mio punto di vista, questo approccio è sbagliato perché può sembrare molto giusto e molto corretto che chi ha i soldi intanto paghi, ma dopo tre o quattro passaggi di questo tipo, anche chi ha i soldi non ce li ha più. E quindi che cosa succede? Che hai creato una società con tantissimi poveri e pochissimi ricchi. Aumenta la disuguaglianza e questa non è mai una buona cosa perché provoca tensioni sociali. Per quel che riguarda poi nello specifico dettaglio la misura del 110%, posso dirvi che dalle interlocuzioni che abbiamo avuto con l'ANCE, sia riservatamente che nelle audizioni in commissione, qui c'è un fondamentale. Siccome per far partire i lavori occorrono almeno quattro assemblee di condominio che nelle condizioni attuali sono particolarmente complesse da tenere, ci vorranno 6 mesi solo per poter arrivare all'inizio della storia. E se la misura non viene prorogata, tutti sanno, e vedo che anche voi annuite, che se la misura non viene prorogata di almeno un paio d'anni, non potrà mai diventare operativa. Chiudo su un punto che sempre ha sollevato l'ANCE e che secondo me è di grande buonsenso. Posto anche che i soldi che vengono dall'Europa siano molti, che vogliamo prenderli, ricordo che alcuni paesi europei hanno deciso di non accedere ad alcuni fondi, posto tutto questo, dimentichiamoci le grandi opere, perché non esiste nella tempistica prevista per la presentazione dei piani e anche per tutti i vari rapporti sugli stati di avanzamento, non esiste la possibilità, data la burocrazia italiana, ma data proprio le condizioni oggettive, di fare grandi opere in tempo per non essere poi sanzionati dall'Unione Europea. Bisogna pensare alla manutenzione del territorio, a piccole opere di cui l'Italia però ha grande bisogno. Grazie senatore per il suo intervento, se ha possibilità di rimanere con noi lo faccia, che al limite ci Volentieri. risentiamo più tardi. Ha sentito le parole del deputato Paternoster, ovviamente della Lega, le Sì. parole del consigliere, insomma, se vuole commentare anche quanto sentito, soprattutto chiaramente anche dal consigliere Valdegamberi, ma per quanto si è detto di Roma, ecco, dall'onorevole Paternoster. Ma guardate, mentre vi ascoltavo con grande interesse per l'amore che ho per il territorio del Veneto e di Verona in particolare, stavo anche perché sapete che purtroppo la tecnologia, diciamo, aumenta la nostra produttività, cioè rovina la nostra vita. Stavo anche in chat con il nostro segretario federale Matteo Salvini per chiedere che linea terremo nella legge di bilancio. E la linea che terremo nella legge di bilancio sarà, nella misura del possibile, di presentare solo pochi emendamenti condivisi a livello di centrodestra, cercando di evitare di entrare nel gioco del, se posso usare un'espressione gergale, del marchettificio cui si abbandonerà senz'altro viceversa la maggioranza, approfittando di quell'offerta che a mio parere è insultante nei riguardi del Parlamento, cioè di quel fondo di 800 milioni che con un gesto così da papa re di altri tempi, il nostro attuale premier, devo dire, ha gettato dal balcone di Palazzo Chigi ai parlamentari perché ci facessero le loro cose. Allora, questo non corrisponde allo stile che noi chiediamo, perché poi di governo che chiediamo e anche allo stile di intervento che chiediamo, perché vedete, una serie di problemi che sono emersi, per esempio quello che citava lei della restituzione degli aiuti di Stato, derivano dalla difficoltà che le imprese e, attenzione, non dimentichiamoli mai, i professionisti, i consulenti del lavoro, i commercialisti hanno nel seguire tutte queste misure frammentate. Io sto cercando con grande difficoltà di tenere lo scadenzario delle varie misure del governo, anche per capire quando intervenire per prorogarle, perché poi loro se lo dimenticano. Vi ricordate che si sono dimenticati il 15 ottobre di prorogare
bloccare l'invio di 9 milioni di cartelle, glielo abbiamo ricordato noi andando con i cartelli anziché le cartelle sotto l'Agenzia delle Entrate. Loro stessi non riescono a gestire la congerie di provvedimenti che hanno elaborato. Allora noi chiediamo poche cose incisive. Su un altro punto, se posso, quello della Assolutamente. tutela dei territori, naturalmente, e della finanza locale in particolare, è un tema centrale per la Lega. Io ci tengo a ristabilirlo. Non è propaganda elettorale, non siamo in campagna elettorale, sono fatti. Io vorrei ricordare che, per quel che mi riguarda, mi sono molto speso in una battaglia che purtroppo era, tra virgolette, di retroguardia, perché arrivava a cose quasi fatte, ma non di retroguardia dal punto di vista ideologico, perché invece, secondo me, il futuro è anche nelle banche di territorio, senza nulla togliere ai grandi istituti finanziari, le grandi banche con proiezione internazionale, ma noi dobbiamo riuscire a farli convivere con il credito, in particolare con il credito cooperativo. E lì mi sono molto speso, ma fin da prima che partisse il governo, all'inizio di maggio, depositammo una mozione io in Senato e l'onorevole Giorgetti alla Camera, proprio per tutelare le banche di credito cooperativo da alcune conseguenze nefaste della riforma Renzi. Queste conseguenze poi, purtroppo, per alcune banche che non hanno voluto, diciamo così, stare ad interloquire con la Lega perché la Lega è brutta, la Lega è razzista, insomma, per argomenti, diciamo, non molto fondati, si sono dimostrate vere. Quindi adesso alcune banche di credito cooperativo sono considerate banche significative della BCE, sono sottoposte a una vigilanza europea. Non riescono a erogare credito e questo purtroppo sono, diciamo, la Lega in questo senso può rivendicare di aver visto avanti e anche di aver fatto delle cose e sono contento di essere entrato in una squadra dove mi è stato consentito di realizzare dei progetti in cui credo. La difesa della finanza a livello di territorio è assolutamente nel futuro dell'economia italiana. Tutto quello che stiamo vedendo, e chiudo, in particolare anche le conseguenze del Covid, ci dicono che il futuro sarà un futuro dove il globalismo verrà ripensato e quindi, di converso, verranno rivalorizzati i territori e per rivalorizzarli occorre che essi abbiano i loro motori di sviluppo anche finanziario. Benissimo, senatore, la ringraziamo di aver partecipato. Pagnai, siamo in conclusione. Una riflessione, insomma, si è toccato anche il tema delle banche, no? Si diceva la banca deve tornare a fare la banca. Ecco, è una speranza, insomma, di molti. Chiaramente è cambiato il mercato, è cambiato il contesto. Cosa possono fare le banche per stare vicino, secondo lei, al territorio e agli imprenditori, così come vorrebbe Della Bella e vorrebbero tanti imprenditori, quasi tutti? Rispondo subito rapidamente, ma prima mi associo alle parole di Valdegamberi, che ringrazio per aver sollevato il tema. La linea della Lega è esattamente quella di accedere ai sussidi del Recovery Fund per il semplice motivo che non sono dei veri e propri sussidi a fondo perduto, dal momento che per rifinanziarli si emetterà una plastic tax, come credo sappiate, che parte il 1 gennaio e che non è imposta da questo governo ma dall'Europa, ma di non accedere ai prestiti, perché i prestiti quelli contano per debito e tra l'altro sulla loro convenienza si potrebbe aprire un lungo dibattito. Quindi su questa linea abbiamo visto schierate anche alcune associazioni di categoria. Per quel che riguarda le banche, beh sì, il tema detto così sembra banale, occorrono banche che facciano le banche e l'esperienza del credito cooperativo, ci sono tante pubblicazioni di Federcasse, dimostra che nelle crisi le banche che fanno le banche sono quelle che resistono meglio perché i grandi problemi che le crisi finanziarie hanno causato, in particolare quella del 2008-2011, ma non dimentichiamoci che alla fine della crisi Covid, dati i debiti accumulati sia dai privati che dal pubblico, ci aspetta purtroppo una crisi finanziaria. Le banche che fanno le banche sono quelle che riescono a resistere meglio e a far resistere meglio i territori. Vorrei ricordare, giusto per dare un ordine di grandezza, quando ci fu la crisi del 2008, il governo tedesco spese 256 miliardi di dollari. Di euro, perdonatemi, per salvare le sue banche che erano fortemente sbilanciate dal lato dell'attività
finanziaria. A quel tempo le nostre banche più tradizionali resistettero meglio. Poi le cose andarono degradandosi anche per una serie di normative inadeguate ai nostri territori, provenienti da Francoforte e da Bruxelles. Grazie, grazie senatore.